Sono Riccardo Helg, sono un archeologo assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna. Ci troviamo all'interno della casa di Marco Epidio Sabino, una delle grandi case su Via dell'Abbondanza, e qui stiamo conducendo la nostra attività di analisi ispettiva e di mappatura dei degradi che affliggono le superfici decorate e dei dissesti che invece coinvolgono le strutture murarie. E il nostro lavoro è un lavoro di equipe che vede appunto la convergenza di più competenze, cioè quella dell'archeologo che deve vigilare insomma sulla correttezza dei dati e anche segnalare ai tecnici particolari rilevanze dal punto di vista archeologico. Poi c'è un restauratore a cui è affidata la mappatura del degrado che affligge appunto le superfici decorate, pareti, pavimenti e soffitti, un ingegnere strutturista che invece si occupa dei dissesti strutturali e un architetto che si occupa di tutte quelle procedure di miglioramento del contesto che mirate alla migliore conservazione appunto del bene archeologico, soprattutto degli apparati decorativi. Oggi conoscerete solo alcuni di noi, solo alcuni di questo ampio gruppo che comprende altri professionisti, altri archeologi, altri ingegneri strutturisti provenienti dall'Università Politecnica delle Marche, altri restauratori della Leonardo Restauri di Bologna. Insomma, un'equipe molto corposa, siamo almeno 12 persone che periodicamente lavoriamo qui sul campo nella mappatura dei degradi. Allora, in questo caso noi ci troviamo di fronte a un contesto che andremo a analizzare sia strutturalmente, di cui si occuperà appunto la parte strutturale la collega, sia a livello di rivestimenti. Per quanto riguarda appunto i livelli di rivestimenti è ben tangibile che c'è una degradazione abbastanza in stato avanzato, che viene sottolineata dalla presenza di una polverizzazione, quindi di una perdita di materiale rilevante, come si può osservare, che è accumulata nell'angolo dell'oggetto. Oltre a questa tipologia di degradazione, abbiamo appunto la perdita di quella che è la colorazione, quindi abbiamo un'alterazione cromatica che è contestualizzata dalla perdita di coerenza e di coesione del supporto a calce e quindi di conseguenza anche la perdita appunto del rivestimento pittorico. Oltre a queste degradazioni che sono fortemente visibili c'è anche la presenza di scagliature e quindi la perdita del materiale che potrebbe essere tranquillamente colmato con la messa in opera di un lacerto di contenimento. La presenza di una degradazione differenziale che si presenta nel momento in cui la superficie che è stata lisciata compare, si vede sulla superficie lisciata la presenza di una matrice e quindi la presenza di inerti, e poi ci sono una serie di problematiche che riguardano appunto proprio il mantenimento del contesto stesso, quindi l'inserimento di staffe metalliche che, come ben sappiamo, hanno sia un'importanza dal punto di vista strutturale, perché senza questa staffa metallica non avremo comunque l'oggetto integro, ma contemporaneamente fa subire all'oggetto stesso un contrasto di forze reologiche. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui il materiale è sottoposto ad agenti atmosferici ha delle dilatazioni ben precise. Il materiale, ovviamente sto parlando del materiale lapideo e quindi anche il derivato, l'intonaco, mentre per quanto riguarda la staffa metallica ha un altro tipo di dilatazione, quindi in questo movimento contrastante porta alla presenza, alla formazione di alcune forme patologiche come appunto le fessurazioni o dette anche fratturazioni, che è un insieme di queste patologie portano ovviamente alla perdita consistente del materiale. Ultimo passaggio, appunto, l'insieme di queste patologie porta come potete vedere, alla perdita consistente del materiale che in questo caso è nomenclata con il nome di polverizzazione.